l'impegno forte delle banche nel sostenere oggi in una fase di resistenza e domani, al più presto possibile, in una fase di cospicui investimenti europei e nazionali per la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione. Le banche sono molto impegnate e sono anche molto preoccupate per quelle che possono essere i rischi che possono toccare le imprese in difficoltà a seguito della pandemia e conseguentemente alle imprese possono toccare le banche stesse. I provvedimenti eccezionali che in questi mesi, quasi un anno di pandemia, sono stati varati dalle autorità europee e nazionali a sostegno dell'economia produttiva con prestiti garantiti e con moratorie, cioè allungamento delle scadenze dei prestiti, noi abbiamo chiesto al Presidente incaricato che non vengano interrotte anzitempo, che abbiano una durata più lunga della pandemia e quando sarà finalmente conclusa la pandemia, che vengano ridotte gradualmente, senza immediatezza, senza integralismi e automatismi, perché occorrerà dare tempo alle imprese in una situazione di ritrovata normalità per riprendere a lavorare in maniera ordinaria e quindi avere tempo le imprese di ripagare con gradualità, senza strattonamenti, i debiti che hanno contratto negli anni della pandemia e in quelli di cui hanno chiesto le moratorie. Grazie. Buongiorno Zanchini a Sky News. Faceva riferimento a questa vostra richiesta molto forte che si ritorni all'ordinario soltanto quando la situazione sarà decisamente finita. Il Presidente incaricato vi ha dato una risposta su questo oppure no? Anche perché c'è poi un altro tema grandissimo che è quello dei crediti deteriorati. Mi domando se c'è stato uno scambio di battute con il Presidente. Il Presidente si è dimostrato molto consapevole della problematica e della situazione e quindi dei rischi dei crediti deteriorandi. Uso non a caso un verbo diverso, non al passato, ma alla potenzialità del futuro. Questo è un problema e proprio per guardare in avanti, oltre che essere più che disponibili a sostenere gli investimenti che saranno decisi anche in attuazione dei programmi europei, gli abbiamo fatto presente che ci vuole gradualità per uscire dalla crisi, bisogna lasciare tempo alle imprese di poter lavorare in una condizione normalizzata, senza termini eccessivamente sincopati. Sì, salve, Andrea Pira, Milano Finanza.
Parlando di gradualità, avete toccato anche il tema di una maggiore flessibilità nel calendar provisioning e nelle nuove norme per la classificazione della clientela? La risposta sì. Ne abbiamo ovviamente parlato, abbiamo fatto presente queste problematiche il presidente incaricato è conoscitore giuridico della materia. Bene, se non c'è altro, grazie, arrivederci.